Giuseppe Semeraro, organizzatore di eventi, ha partecipato all'organizzazione di questo evento qui a Leporano, serate di autore, Lettere a Francesca. Il dramma di Enzo Tortora, una questione che riguarda il vivere civile, che riguarda la vita di ognuno di noi, perché un'ingiustizia profonda davvero triturarci. In questo senso lei come organizzatore di eventi ha voluto contribuire a dare risalto a queste lettere a Francesca, al significato profondo del dramma umano di Enzo Tortora e eh, ci si sofferma, si pensa anche alla mala giustizia. Sì, Francesca, nel suo percorso di presentazione di questo libro, siamo all'ottava presentazione che ho curato io tra la Puglia e la Basilicati, anche in Calabria ha voluto proprio racchiudere la testimonianza che Enzo Tortora nei, nei 143 giorni di detenzione gli offriva donandogli una lettera in quanto sua compagna, sua fidanzata. Nel corso di questi anni Francesca mi diceva che ha riflettuto se questo tesoro lo ritenesse conservato nelle sue ricordi, nelle sue memorie, oppure darlo alla, come testimonianza di discussione, ma anche di riflessione, sia per i giornalisti, per la, le scuole, per tutto ciò che Enzo Tortora ha rappresentato sia come eh, diciamo, giornalista nazionale. presentatore del programma Portobello. presentatore del programma Portobello, ma anche per la sua drammatica vicenda umana che ha vissuto, eh, che tutti ricordiamo, e che purtroppo ha pagato con la sua morte. E quindi questo percorso di Francesca non è altro che dare un valore, un merito a una persona che ha sofferto, non ha. Non ha spiegato mai la testa, ma è stato sempre rispettoso delle istituzioni e poi abbiamo visto che se ne è uscita la grande eh, assolto. Ricordo anche il fatto, come tutti ricordiamo, che lui da parlamentare europeo ha rifiutato... Si spogliò dell'immunità. Dell Quindi dovrebbe essere un esempio per i politici di... Però poi purtroppo ha pagato con la vita perché ovviamente la sofferenza si è, è stata somatizzata. Ehi. Un tumore che lo ha devastato. E' perché quando poi si è convinto, come lui era convinto di essere innocente, questa cosa l'ha turbato, l'ha distrutto dentro. E diciamo il ricordo di Enzo Tortola è attuale, ma perché ci sono purtroppo a causa della mala giustizia spesso tanti Enzo Tortola anche in, in questo contesto, in questi tempi.